Leone, fratello mio, pecorella del buon Dio, anche se fossimo capaci di rendere la vista ai ciechi, raddrizzare gli attratti, cacciare i demoni, rendere l'udito ai sordi e il parlare ai muti, resuscitare il morto di 4 dì, annota che non è in ciò perfetta letizia. È morto. Hai visto, fratello? Voleva prendere il mio oro, ma io l'ho castigato duramente. Fratello, ma cosa hai fatto? Vale forse un po' d'oro la vita di un uomo? Tieni, prendi quest'obolo. Riescati in pace. Amen. Oh, frate Leone, pecorella del buon Dio, anche se fossimo capaci di parlare la lingua degli angeli e conoscessimo i segreti delle coscienze, annota che non sta in ciò perfetta letizia. Oh, Leone, anche se fossimo capaci di rivelare le cose future e conoscessimo i segreti della natura, annota che non sta in ciò perfetta letizia. Oh, frate Leone, anche se fossimo capaci di convertire tutti gli infedeli alla fede di Cristo, annota che non sta in ciò perfetta letizia. Ti prego, padre mio, dov'è la perfetta letizia? Oh, ecco una casa. Andiamo a vedere se c'è gente che vuole dare con noi Gesù Cristo. Dio, nella sua misericordia, certamente vorrà indicarci dove è perfetta letizia. La carità, fratello. Siamo dei poveri frati che vanno in giro per amore delle anime. Ascoltaci, fratello, ti daremo modo di servire Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Servi con noi Gesù Cristo. Perché non vuoi servire con noi Gesù Cristo? Servi con noi Gesù Cristo. Ho detto ad andarvene, bricconi! Non disturbate la gente! Fratello, facci la carità! Fratello, ascoltaci, servi con noi Gesù Cristo! Servi con noi Gesù Cristo! Lo servo io, Gesù Cristo! Fuori di qui! Ladri, coglioni, marijuoni, farabutti! Fuori! No! Anche questo! Ma perché? Fuori! Sei il nostro Dio! Adesso da giusto io! Fuori! Fuori! Fuori dai piedi! Fuori! Fuori! Manigoldi, caglioni! Fuori! Ecco la mia carità! Voglio essere generosi, arrabbellate e darvene quanto più posso! Nodo a nodo! Ogni nodo del mio bastone nasce! Prendi anche questo! A te che ne usi di meno! Prendi! Pensa la tua anima! E anzi pensa la tua! E se ne volete ancora, tornate a disturbare la gente che se ne sta in pace a casa sua! Oh, frate Leone, pecorella del buon Dio,
Ora che abbiamo sostenuto tutte queste cose per amore di Cristo Benedetto, annota che in ciò sta perfetta Letizia. Perché sopra tutte le grazie che Cristo concede ai suoi servi, sta la grazia di vincere se medesimi e sostenere ogni villania e tribolazione per amor suo. Perché solo in questo è perfetta Letizia. Abbiamo trovato poca gente, nessuno ha voluto accettare la nostra limosina. Dicono che siamo poveri. Venite, venite, noi partiamo e vi lasciamo in consegna il nostro... Ecco, padre, quattro bei ragazzi. Su, porteli su, porta. Ecco, andiamo a vedere la capellina. 84 anni. È il nostro nonnino, 85. Auguri. Su, su, venite. Uno tre d'olio, del pane e delle noci. Sono povere cose, ve le lasciamo. Voi però abbiate cura della nostra cappellina, perché noi andiamo nel mondo a predicare, è vero? Non posso venire, non vengo. E perché non puoi venire? Non posso venire col mantello. Già, hai ragione. Un apostolo non ha né mantello né scarpe. Volevo più del necessario. Bravo, bravo. Le diamo ai poveri? Sì, ai poveri. Il mantello e le scarpe. Ai poveri. Sei contento? Sì. Ci vorrebbe un cappuccio. Vado in mal di denti. Benedica figlioli, addio. Io parto da voi con la persona, però vi lascio il mio cuore. Addio, addio, fratello signore. Addio, che bello albero che ci ospitasti sotto la tua ombra. Addio, terra benedetta. Addio, addio, fratelli uccellini. Addio, 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 addio. Addio, addio. Addio. Addio, che sentono il senso Maria del viaggio. Addio. Addio. Thank you.
pace e bene, mio bene. Pace e bene. Pace e bene, pace e bene. Pace e bene, pace e bene. Pace e bene, pace e bene. Grazie. Te l'ho dato, Gesù Cristo. Voglio dare un bacio. Anche il pastore per te, fratello. Pace e bene, fratello. Pace e bene. Venite, padre, venite. Grazie, grazie. Che il Signore di Giovanni, porta i regali al padre. Grazie. Grazie, il Signore vi benedica. Signore vi benedica tutti. Signore vi benedica tutti, pace e bene. Pace e bene. Fratelli, fratelli, io sono rimasto senza niente. Anch'io, anch'io. Ho 15 figli sulle spalle. Calma, calma. Ora che abbiamo dato tutto, andiamo a ringraziare il Signore. Buoni, per amore di Dio, fratelli. Tu che sei sacerdote, dacci la benedizione in nome di Dio. Salvo Signore i tuoi servi. Voglio dire che servi in te. Mandaci, Signore, l'aiuto dall'alto. Proteggici da Signore. Mostrati a noi torre di salvezza. Torre di nemici. Mostraci, oh Signore, le tue vie. Insegnaci il tuo cammino. Che i nostri passi siano diretti. Alla luce di Dio, i tuoi comandamenti. Addio, sorella, che Dio vi benedica. Pace bene. Pace bene, fratello. Addio. Pace. Giovanna. Siamo giunti, figliolo, è arrivata l'ora di separarci. Da questo momento ognuno andrà solo per il mondo a predicare. Padre, per quale via dobbiamo noi andare? Per quella che ci indicherà il Signore. E come faremo a conoscere la volontà del Signore? Io vi comando, per santa obbedienza, che voi vi aggiriate nel luogo dove tenete i piedi, come fanno i fanciulli per gioco, e che non restiate a rivolgervi su voi stessi finché non vi girerà la testa. Ma non ti gira la testa? No. Ti gira ancora? No. Ma ti senti
Guardi bene. Ora mi giro. Vieni, Giovanni, vieni. Vieni. Ah. Ah. Mi giro la testa. E tu, Amanzia Bene, in verso dove sei caduto? È in verso Siena, come me. E tu, Bernardo? In verso Firenze. E tu, Ginevra? In verso Arezzo. E tu, Elia? In verso Pisa. E tu, Ruffino? In verso Spoleto. E tu, Egidio? In verso Foligno. E tu, Giovanni, in verso dove sei caduto? Oh, è in verso là dove c'è quel pinguello che sta andando sull'acqua. E tu seguirai quel pinguello che è certamente la via che ti ha indicato il Signore. Or su, figli miei, spargetevi per il mondo e predicate la pace.